Care amiche e amici, bentornati in un nuovo episodio della serie Ne siamo scelti e soprattutto buona primavera, felice ostara, visto che abbiamo appena superato questo magnifico tempo di rinascita. In questo video vorrei parlarvi proprio di uno di quegli animali tipici di questo momento dell'anno che vediamo rappresentati tra le uova di cioccolato, tra le raffigurazioni della primavera, della Pasqua. Oggi vorrei parlarvi della lepre. Iniziamo subito con la nostra consueta sigla. Potete vedere alle mie spalle, nonostante siano i primi giorni di aprile, qui in Contea Nemeton è ancora un po' frescolino, quindi ho ritenuto avere il mio camino qui acceso vicino a me. Bene, in questo video vorrei raccontarvi di questo animale. Prima di tutto, però, vorrei farvi vedere una creazione che mi è arrivata proprio da uno degli utenti del canale. Questa bellissima borsa in pelle che mi è stata inviata da Bjarkan Leather è una borsa interamente realizzata a mano. Potete trovare anche il video della sua realizzazione. Io la utilizzo tantissimo e mi piace anche parlare di piccoli artigiani un po' come me che lavorano con le loro mani e ci mettono passione, cuore e fantasia. Grazie ancora di cuore a Bjarkan Leather. Lascio qui sotto il link in descrizione. Le lepri sono mammiferi imparentati con i conigli, anche se, come vedremo, hanno caratteristiche molto diverse come specie. Entrambi fanno parte dell'ordine dei lagomorfi. Sono stati per lungo tempo associati ai roditori, anche se i lagomorfi hanno un paio di denti in più rispetto ai roditori. Sappiamo che comunque entrambi hanno denti che costantemente ricrescono. Motivo proprio per cui questi animali devono costantemente mangiare erba. I conigli e le lepri si cibano principalmente di germogli, di cortecce, di erbe, di ciò che più comunemente si trova nei campi. Sia la lepre che il coniglio non hanno sicuramente una vita tranquilla. Circa l'87% di queste specie viene predato. Sono animali costantemente in fuga, hanno tantissimi predatori naturali e quindi sono animali che si sono adattati alla corsa, al movimento, in particolare, come vedremo, la lepre. Hanno la caratteristica di avere orecchie direzionali, possono sentire rumori lontanissimi. Appena sentono un rumore, entrano in freeze, si fermano, si bloccano, pronte per scappare non appena il nemico distoglie lo sguardo. Sono animali molto prolifici, si parla di superfetazione, ossia la capacità di rimanere incinta nonostante si attendono dei propri piccoli nel proprio ventre. Con un occhio più attento possiamo riconoscere una lepre da un coniglio. Una lepre infatti ha una corporatura più snella, più slanciata. La lepre tra i due è l'animale più adatto alla corsa, alla fuga. Ha zampe posteriori più allungate, pensate che può arrivare a una velocità di circa 70 km orari. C'è da dire che il coniglio rispetto alla lepre costruisce gallerie sotterranee dove si nasconde e dove tiene i suoi piccoli, a differenza della lepre che invece nasconde i suoi cuccioli in soffici covi d'erba sotto piccole depressioni nei prati o al limitare dei boschi. C'è da dire anche che i cuccioli della lepre hanno una gestazione più lunga di circa 42-43 giorni. Vengono definiti precociali. Nascono già con il pelo, capaci di muoversi già dopo pochi minuti dalla loro nascita. La lepre, infatti, è un animale molto indipendente, autonomo e solitario, rispetto invece al coniglio che ha un carattere più gregario, e rispetto ai cuccioli abbiamo dei cuccioli invece che nascono senza peli, ciechi, che attendono ancora le cure parentali. La madre di solito rimane vicino alle tane per qualche tempo, non si sposta mai più di tanto. Vi sarà sicuramente capitato di vedere qualche video dove due lepri lottano tra di loro. Ecco, questo è un comportamento tipico di una femmina e di un maschio di lepre durante il periodo dell'accoppiamento. Infatti non sono due maschi come spesso si crede, ma è proprio la femmina che attraverso rituali di corteggiamento, dove effettivamente si fa inseguire dal proprio partner e lo mette a dura prova, in questi combattimenti spesso
partono anche ciuffi di pelo, vi è una vera e propria lotta fino all'ultimo pelo, appunto, se così possiamo dire, proprio per farsi conquistare dal partner maschile. In inglese, tra l'altro, vengono proprio definiti Jill per la femmina e Jack per quanto riguarda il maschio. Inoltre, sempre in inglese, questo comportamento ha dato origine al termine la pazza lepre di marzo, proprio perché marzo e aprile sono i mesi di corteggiamento e di accoppiamento di questi animali. Per quanto riguarda la tradizione celtica, sembra che su questo animale esistesse un vero e proprio tabù. E ce ne parla Giulio Cesare nel suo De Bello Gallico, che ci racconta che la carne di lepre non veniva consumata in quanto ritenuta di grande importanza, proprio come quella dell'oca e del gallo. L'usanza comune di non consumare carne di lepre quotidianamente è un'usanza che tra l'altro si è mantenuta, e ce ne parla Robert Graves nella sua Dea Bianca, dove ci racconta che nel Kerry, in Irlanda, tutt'oggi aborrono la carne di lepre, proprio perché sembra di mangiare le carni della propria nonna. Questo è già un elemento molto interessante dal punto di vista simbolico, perché vede proprio la lepre legata molto al femminile, alla donna, nelle sue varie fasi. Un animale sacro, sicuramente un animale rituale, la lepre. Abbiamo diverse testimonianze archeologiche di ossa e di pelli di lepri, soprattutto nella Britannia. Già a partire dall'epoca del ferro sono state trovate in diverse sepolture resti di questo animale, e ossa di lepre vengono trovate anche nel particolare pozzo di Jordan Hill nel Dorset in Inghilterra. La fossa conteneva 16 strati di cenere carbone alternati a lastre di copertura. Tra ciascuno di questi c'erano ossa di un uccello particolare con una monetina. Alla fine di questa fossa si è trovata un'urna contenente una spada e una lancia, un ritrovamento veramente particolare. Sembra che i Celti allevassero le lepri e che le loro carni potevano essere consumate solamente in un solo giorno dell'anno, la festa di Beltane, il 1° maggio, durante la quale molti tabù potevano essere violati. Inoltre è interessante notare come una fonte classica come Dione Cassio ci parli della liberazione di una lepre proprio in corrispondenza di una battaglia guidata dalla regina degli Iceni Boudicca, che fece proprio liberare una lepre mentre invocava la presenza della dea Andraste, una divinità proprio degli Iceni, del popolo governato da Boudicca. Probabilmente questa lepre veniva rilasciata anche per determinare i movimenti e quindi divinare future vittorie o sconfitte dell'imminente battaglia contro i romani. La lepre ha la caratteristica di essere un animale veloce, allo stesso tempo combattivo, come abbiamo visto nel caso delle femmine prima dell'accoppiamento. Hanno proprio questa caratteristica anche di difensiva, anche di far valere le proprie ragioni, un po' proprio come la principessa Boudicca, un vero e proprio esempio di sovranità femminile in epoca celtica. Nella mitologia gallese la lepre viene menzionata nella storia di Taliesin, il bardo Taliesin. Viene raccontato infatti che Wion Bach, nelle diverse trasformazioni per sfuggire alla dea Cerriwen, si trasforma da cane e successivamente da lepre. La lepre che gli consente di correre molto più veloce dal suo predatore. La lepre assume quindi caratteristiche trasformative. Nel folklore troviamo diverse storie che ci raccontano di come la lepre inoltre potesse trasformare il proprio sesso in base alle fasi lunari, quindi ancora una volta alla trasformazione del cambiamento. La lepre viene connessa molto all'energia della terra, della dea madre, in quanto foriera di continui cambiamenti e trasformazioni, proprio come la grande madre, la madre terra. Associato alla magia folcloristica vi è anche un racconto che ci arriva dalla Scozia, in particolare un incantesimo druidico contenuto nella raccolta Carmina Gadelica di Alexander Carmichael intorno al 1860 e i primi anni del Novecento. Carmichael ci racconta di un incantesimo chiamato Hair Spell, dove era possibile trasmutarsi nelle vesti di una lepre. Molto interessante notare come in culture molto lontane tra di loro, come quella degli indiani d'America,
La lepre anche in questo caso viene considerata come un grande animale in muta forma legato alla creazione, spesso associato alla figura del trickster, secondo alcuni studiosi di miti e di folklore, vale a dire dell'ingannatore. Ci arriva poi un racconto della tradizione dei Fianna irlandese. Il figlio di Fionn, Oisin, una bella mattina si sveglia e decide di fare colazione con una bella lepre. Prende quindi la sua lancia, la scaglia contro una lepre, ma riesce solo a ferirla e non ucciderla. Segue quindi le tracce lasciate dal sangue di questa lepre, che lo conducono in una caverna. In questa caverna viene condotto in una stanza riccamente adornata, dove alla fine incontra una donna seduta su un trono. Questa donna gli mostra la ferita che egli stesso gli aveva inferto. Da quel giorno la donna fece giurare il cavaliere che mai più avrebbe ferito una lepre. Con il suo portamento delicato e longilineo, spesso la lepre viene associata a figure femminili, in generale a figure antropomorfe. Lo vediamo anche nel celeberrimo racconto di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie, dove incontriamo appunto il bianconiglio dai molteplici significati simbolici. In questa seconda parte del video vediamo alcune caratteristiche tipiche associate al simbolismo della lepre. Il tema della rinascita sicuramente è connesso con la lepre, che la vede protagonista proprio del tempo di primavera, dove la vita riprende il suo ciclo naturale, e alla tematica legata all'uovo, che è proprio il simbolo stesso della creazione della vita. L'abbiamo già visto anche nel video del serpente. Infatti, come abbiamo accennato prima, alcuni uccelli nidificano in luoghi molto simili a quelli dove nidifica anche la lepre, come per esempio la quaglia o la pavoncella. Da lì probabilmente nasce anche la famosa leggenda del coniglio che depone le uova. Un'altra leggenda irlandese vuole che proprio durante le notti di luna piena sia possibile vedere all'interno del satellite terrestre proprio il profilo, la sagoma di una lepre con le sue lunghe orecchie. Questa tradizione della lepre sulla luna non è propriamente europea, ma la troviamo in tante culture asiatiche, in particolare anche del Giappone, dove addirittura si intravede, secondo alcune leggende, anche una lepre con il suo mortaio, intenta creare uno dei tipici dolci giapponesi, il mochi, proprio nella sua sagoma lunare. In tutto l'Oriente, infatti, la lepre è associata alla luna, all'acqua, alla fertilità delle acque proprio governate da questo satellite. Durante il periodo del cristianesimo medievale, tantissimi simboli della tradizione pagana vengono associati al mondo della stregoneria e vengono spesso demonizzati. Infatti, lepri e gatti spesso vengono associati a famiglie, a protettori di streghe o alle streghe stesse che mutano la loro forma in questi animali, come abbiamo visto precedentemente anche nell'incantesimo della lepre. D'altronde, la lepre è anche l'animale femminile per eccellenza, che detiene le sue caratteristiche legate a Madre Terra, come abbiamo visto prima, alla generatività di Madre Terra nel suo carattere più spontaneo e selvatico. Un'altra caratteristica che mi ha fatto molto sorridere è proprio questa usanza delle lepri che si raccolgono sotto la luce della luna in vere e proprie congreghe, spesso si dispongono in filo o in semicerchi, sembra quasi che rappresentino una sorta di congrega o un cerchio. Anche questo probabilmente ha dato adito a pensare che questi animali fossero connessi con queste streghe, queste energie femminili che sicuramente andavano contro alla normale quotidianità cristiana. In inglese questa abitudine delle lepre di riunirsi è proprio chiamata Hair Parliament, vale a dire Parlamento di lepri, e sembrava proprio un modo in cui anche le streghe usavano riunirsi in cerchio, in congreghe, quindi ancora vi è un'associazione con la donna, in particolare con quella donna che è connessa al demonio, alla follia, a quello che non è la regola comune. Thank you.
Un'altra tradizione legata alla lepre è quella legata alla sua zampina, portare proprio una zampina di lepre con sé. Questa tradizione viene connessa soprattutto agli attori, in quanto una zampina di lepre consentirebbe a un attore di cambiare più facilmente il suo ruolo in particolari scene, quindi durante la sua professione. Ancora una volta abbiamo la caratteristica trasformativa di questo animale. Inoltre anche i genitali delle lepri erano portati come talismano contro l'infertilità e si diceva anche che mettere della pelle di lepre sotto il letto di una partoriente avrebbe favorito il parto. Come mai questa tradizione? Probabilmente perché la lepre è un animale veloce, scattante e quindi può più facilmente scavalcare gli ostacoli, i guai? Forse, a supposizione di alcuni studiosi, potrebbe essere questo. Se sulla terra una zampina di lepre poteva portare fortuna, non era la stessa cosa in mare. Infatti si racconta che in Scozia era assolutamente vietato portare zampe di lepre proprio sulle navi. Avrebbe garantito la mala sorte, quindi meglio non averle solo sulla terra. E persino menzionare le lepri in mare non era di buon auspicio. Un simbolo molto comune della lepre è quello della rappresentazione della triplice lepre, che viene trovato sia in Europa che in Asia. Connesso al mondo del paganesimo, viene spesso ritrovato questo simbolo nell'ambito di molte chiese cattoliche cristiane. Il motivo gli studiosi non l'hanno ancora indagato, ma sappiamo della permanenza di antichi simboli celtici all'interno di chiese. Abbiamo visto per esempio il trische. Il trische tra l'altro ci ricorda un po' la composizione di queste tre lepre, che girano in modo orario e tra l'altro condividono un orecchio e sembra quasi che una lepre ne abbia due, in realtà ne ha solo uno. È una sorta di illusione ottica, una rappresentazione che ha dei caratteri simbolici legati ancora una volta al rinnovamento, alla trasformazione, a questi concetti collegati a questo animale. Ci tengo ad aggiungere anche una parte in più rispetto agli altri video sugli animali, vale a dire quella legata all'animale totem, all'incontro di un animale sia a livello non ordinario, magari attraverso un viaggio sciamanico, oppure un'esperienza simbolica anche reale di incontro con un animale che in qualche modo ha risuonato dentro di noi degli aspetti o ha risvegliato dei simboli che in qualche modo possono anche influire sul normale corso della nostra vita. Diciamo che dal punto di vista simbolico non è facile distinguere in un sogno piuttosto che in un viaggio sciamanico una lepre o un coniglio. È molto più importante notare il comportamento di quest'ultimo. Sicuramente, come abbiamo accennato prima, la lepre è un animale legato al mondo dell'invisibile, in quanto è un animale che permane soprattutto in periodi crepuscolari, per questo è legato alla soglia. Ed è un animale che, quando lo incontriamo, ci conduce verso un nuovo percorso. Penso per esempio ad Alice nel Paese delle Meraviglie, il bianconiglio. Seguire un animale che con la sua ingenuità, con la sua purezza, ci porta però ad esplorare qualcosa di noi. È un animale legato molto agli aspetti creativi dell'essere umano. Spesso induce a un nuovo cammino artisti o persone che vogliono intraprendere un nuovo cammino dal punto di vista espressivo. La lepre può essere in questo caso un animale che ci aiuta a sostenere queste qualità nella nostra vita. Abbiamo visto la lepre come legata all'aspetto femminile, alla luna, all'intuito, quindi non tanto alla razionalità, è correre anche in modo libero, agile e anche un po' selvaggio verso quella parte di noi più sfrenata, quindi che ci può portare sicuramente un rinnovamento veloce. Sono particolarmente legata a questo animale in quanto nella mia esperienza personale è stato uno dei primi che mi ha aperto all'invisibile, all'oltre. Infatti nella mia prima esperienza di viaggio sciamanico il primo animale guida che mi si è palesato è stato proprio una lepre, in questo caso una lepre bianca, un bianconiglio probabilmente, che mi ha portato veramente ad esplorare un mondo parallelo. Ed è veramente così, la lepre è proprio un animale simbolico che
ci aiuta anche a riconoscere aspetti di noi un po' inesplorati, a esplorare con più facilità parti creative, parti alle quali magari la ragione non dà credito. La lepre con la sua simbologia ci aiuta a seguire il flusso della vita e a lasciarci andare verso quello che non è propriamente considerato parte di una realtà propriamente ordinaria. Devo dire che questo video mi è stato proprio ispirato dalle piccole mini lepri che ci sono proprio qui attorno a casa mia. È molto bello vederle in questa stagione, è proprio una bellissima promessa di rinnovamento. Con questo video vi invito a lasciare i vostri commenti, qual è il ruolo di questo animale nella vostra vita, se l'avete incontrato in un viaggio, in un sogno, a livello simbolico, se vi si palesa. Quindi vi ringrazio ancora per la visione e per l'ascolto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a condividere questo video. Grazie tante e alla prossima. A presto e felice Ostara e Pasqua.